Siediti, Delta. Tu che hai sofferto le pene dell'inferno per mano di persone come Ryan, quale prezzo pagheresti per il paradiso? Per porre fine al dolore, per porre fine al peccato. Quale prezzo dobbiamo pagare noi? La risposta ha un nome. Eleanor. Ecco qui! Grazie.
Allora te, gli scottini non servono. Sinclair, non mi interessa come intendi rimuovere la lamba dall'attenzione dell'opinione pubblica. In realtà, vorrei interrompere ogni contatto con te. Ma prima, permettimi di parlare con franchezza. Non voglio più vedere la lamba sulle strade a propagandare i suoi febbrili sogni bolscevichi tra la mia gente. Seppellisci ogni ricordo che hanno di lei, Sinclair. E spargi il sale sulla terra. Mostri.
diavolo è? Più acute di tutto il globo riunite sotto l'oceano, libere dalle leggi e da Dio, ma allo stesso tempo aderenti tutte allo stesso modello dell'interesse individuale? Ryan a volte sapeva essere incredibilmente ingenuo. In quanto individui, non importa quanto brillanti, ciascuno era prigioniero del proprio ego, un mare di sogni in costante movimento. Ma grazie all'Adam, i loro geni possono essere conservati e inseriti in un contenitore morale. L'utopia non può precedere gli utopisti. Esiste nel momento in cui siamo pronti per abitarla. C'è qualcuno? Allontanati! Condiglio è vicino, papi. Che sogno. Ha ha ha!
a salvarmi dai mostri. Vicino, papi, che sonno. Sei arrivato qui! Torna indietro! Ti avverto! Ehi, non devi mi
immischiarti nei nostri affari. Devo ricostruire questo posto. Questa storia della Lamb è stata necessaria dopo che Ryan è impazzito. Quella della solidarietà è stata una buona prima mossa. Case e mense per i poveri? Cazzate! Di gran livello! E quel dibattito sui diritti religiosi. C'è da chiedersi se l'ha organizzato solo per vedere Ryan dimenarsi in quel suo abito elegante. L'unico problema della Lamb è che lei è davvero convinta di tutte queste stronzate. Salvare il mondo. Rapture non è proprio la città per lei. Ryan ora la tiene rinchiusa e isolata da qualche parte. Immagino che questo lasci aperto il campo ai professionisti della carità.